Ciao ragazzi, abbiamo pochissimi minuti oggi perché c'è una live. Che facciamo live su Now? Faremo combat, boom boom boom, ta 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 ta, e poi faremo pesi. Immaginate di svegliarti, vestirti, anche se sei un po' sonnambulo, e di fare il tuo allenamento. E come ti cambi il resto della giornata perché l'hai fatto? No? Non è più bello così? Allora, andiamo a fare questo esercizio. Nasce da Jane Fonda, anni 80. Abbiamo in qua, vado come se stessi provando di raccogliere una mela. Io alzo il braccio, vedrai che mia mano sparisce, mi dispiace, però è qua e torno, uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, sei, sette, grazie per i cuori dall'altra parte, uno, e due, addominali tesi, tre, e quattro, e cinque, and 6, poi cambiamo il versante, andiamo giù, and 2, and 3. Ok, le braccia, il momentum delle braccia ci aiuta a allenare al meglio il punto vita, e per i nostri 5 minuti faremo solo questo esercizio, perché questo è il settimo di 21 giorni per punto vita, e ogni giorno sto provando di farti un allenamento diverso, perché vi conosco, siete un po', diciamo, voraci. Un po' voraci per nuovi esercizi, anche se dobbiamo dire che il corpo ama la costanza. Cambio, così se fai solo questo esercizio tutti i giorni per 21 giorni avrai comunque il tuo risultato. Io sto provando di farti vedere in quante diverse salse potete allenare il vostro punto vita. L'altra cosa, mi raccomando, si inizia con il primo video che lo troverete 7 giorni fa, perché ormai siamo sulla prima settimana di tre. Per il nostro punto di vita, cambio, e quello che vi invito di fare è di andare a condividere i diversi video sulla vostra bacheca e fare uno dopo l'altro, dopo aver fatto una misurazione del vostro punto di vita e dopo aver fatto le foto. Perché le facciamo le foto? Perché le foto valgono milioni di parole, neanche mille parole, milioni di parole, perché una volta che tu vedi la differenza, talmente sarai spronato di dice, oh, ho visto una differenza. Ah, oh, funziona questa roba che si chiama ginnastica. Chiamiamola ginnastica. Cioè, ginnastica è la ginnastica. E questa è una cosa che ci sprona, diciamo, la nostra forza di volontà e ci dà la voglia di continuare. Continuiamo e scendiamo giù. Addominali tesi. Allora, attenti se avete problemi della schiena, lo fai più piccolo. Ragazzi, proviamo anche di ricordare che quando ci alleniamo da casa, da soli, io non sono con voi, non vi posso correggere, non sono di fronte e ti posso vedere se stai eseguendo male un esercizio. Così, il primo allenatore di ogni essere umano è il corpo stesso. Il bacino è leggermente davanti, gli addominali sono ben tesi, continua a tiri e tiri e tiri. Se il corpo o se percepisci dolore, riduci, 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 riduci ancora, e 4, e 3, e 2, e cambio, e 8, e 7, senti, addominali tesi, e tiri dentro, e 4, e 3, e 2, riduci, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, ultimi 8, bello tranquillo, un singolo esercizio per voi oggi, 4, e 3, e 2. L'ha inventato Jane Fonda, anni 80, lo faceva con mia madre, con Jane, con la sua, diciamo, body a righe arancioni e viola, o lilla, 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e stop. Io ogni giorno vengo di fronte a voi a farvi questi allenamenti gratuiti, perché so quanto è soddisfacente di diventare uno sportivo. Uno sportivo è meno stressato, uno sportivo è più orgoglioso di se stesso, uno sportivo vive meglio perché ha più energia nel corpo, uno sportivo mangia di meno perché comunque quando vedi che il corpo sta bene non vuoi intossicare questo corpo. Diventare sportivo vuol dire diventare più sani, scientificamente provato, ok? Scientificamente provato. Ieri ho postato una bellissima cosa su la differenza a vivere in una prigione da anziano, la scelta è prigione o discoteca, ed è legato al movimento, no?
Se io non uso il corpo, si dice in inglese use it or lose it. Usalo o lo perderai. Perché il nostro corpo si smantella, quello che non viene sollecitato, man mano dopo 40 anni galoppa questo sistema, ci troviamo più fragili, più debolucci e proprio più mingerlini, come dico io. E qualcuno dice, ah, questo è la guerra psicologica, questo è... No, ragazzi, la verità è la verità, scientificamente provato. Ah, così se la dice uno studio canadese, allora abbiamo capito tutto. Ha detto, ragazzi, se tu mi puoi... Chiunque là fuori che mi puoi trovare uno studio scientifico che dice la sedentarietà è sano, la voglio leggere, la voglio leggere. Le dice la World Organization of Health, no? L'Organizzazione Mondiale della Salute, l'OMS, 10.000 passi al giorno, quello è il movimento. Le dice di alzarsi almeno una volta ogni ora. Dicono che il movimento fa bene, dicono di non prendere la macchina, dicono di fare giardinaggio. Ed è tutto scientificamente provato. Così anche in Blue Zones si muovono tanto, giardinaggio, animali domestici, camminate, scale, fanno le scale e sono tutte cose che ti aiutano la salute, non essere magri, essere in salute, che è una cosa diversa. Vi devo salutare, vado a fare il mio allenamento, vado a fare la mia live su gcooper.now, gcooper.com. Prova gratuita, ricordate, potete provare la mia palestra per una settimana gratuita, ma vi invito di provare Gold, perché in Gold potete vedere anche i live, 4 live a settimana più i webinar. Detto questo, vado, allenatevi, perché è una cosa meravigliosa. Meno di 2 settimane alla Pasqua, mangeremo come dei pazzi, così portiamoci avanti con un po' di sport. Ha? Io, che sia chiaro, mi alleno per mangiare, perché mi piace mangiare, detesto le diete. Così mi alleno, così posso mangiare, senza senso di colpa.